Cos'è fermare il declino? Beh, fermare il declino, nasce proprio come un'iniziativa tra amici che hanno una stessa preoccupazione, che è la preoccupazione di un'Italia che da 20 anni non cresce, non solo non cresce, ma è il paese che ha la performance peggiore di tutto il mondo, salvo il povero Zimbabwe. Allora, 20 anni così non sono più sopportabili. 20 anni così, anche per un paese che era diventato ricco come l'Italia, non portano da nessuna parte. 20 anni così fanno sì che il nostro debito pubblico, che è un debito pubblico molto gravoso, ma che è a fronte di un patrimonio del paese molto alto, ciò nonostante questo debito pubblico sia un debito rischioso, gli interessi che ci richiedono i creditori sono alti. E perché sono alti? Perché il paese non è visto come un paese che possa crescere e quindi il creditore non è sicuro che noi potremo ripagare tutto il debito e perciò ci chiede tassi di interesse più alti. È un paese dove le persone della mia generazione o di qualche anno di meno o qualche anno di più, quando si trovano tra di loro, sono tutti convinti delle inevitabilità che i loro figli, per fare qualche cosa, debbano andarsene all'estero. Può vivere un paese così? Voi vi immaginate una cena tra genitori tedeschi in cui tutti i genitori concordano sul fatto che i loro figli, per fare qualcosa, dovranno andarsene dalla Germania? Avete provato a immaginare una cena così tra genitori francesi? Beh, certo, voi direte i francesi dalla Francia non se ne vanno mai. Ma tra genitori inglesi o tra genitori americani? Sarebbe una cosa inconcepibile. In Italia è l'unico paese dove questo succede. Fermare il declino nasce da questo senso di angoscia e allo stesso tempo di speranza, perché poi noi ci conosciamo tra italiani, le eccellenze italiane quando vanno all'estero o quando operano nel mercato sono eccellenze di tutto rispetto, qui non facciamo i discorsi un po' patetici, patriottici, gli italiani sono i più intelligenti al mondo, gli italiani dove vanno fanno tutto. Diciamo che gli italiani non sono secondi a nessuno, questo lo si può dire tranquillamente. E allora se è vero che gli italiani non sono secondi a nessuno, se è vero che quando sono all'estero eccellono, se è vero che quando in Italia si trovano ad avere a che fare con il mercato eccellono, allora perché rassegnarsi a questo declino? È un destino inevitabile? Abbiamo pensato di no, non era un destino inevitabile, dovevamo fare qualche cosa per il nostro paese, per noi stessi, per le generazioni future e anche per le generazioni che ci hanno precedute, che oggi si trovano insicure, hanno certo una pensione che magari è più ricca dei contributi che hanno versato, ma in una situazione di impoverimento generale anche loro ne sarebbero i primi a soffrire perché diventano una sorta di bancomat dei propri figli senza lavoro e senza prospettiva. Quindi questo è stato ciò che ci ha animato. Il paese è raggiunto a uno stato di delusione, scoramento, irritazione, arrabbiatura, che era veramente insopportabile. Abbiamo deciso, vediamo se si riesce a fare qualcosa. E quello che posso dirvi è che ad oggi, sto parlando ad ottobre, il successo che abbiamo avuto è stato fantastico. L'entusiasmo è stato incredibile. Per una formazione nata da 2 mesi e mezzo, le adesioni sono al di là di ogni aspettativa. Nessuno ha avuto tante adesioni con noi, come noi. Nemmeno Grillo, nei primi 2 mesi e mezzo di vita, ha avuto tante adesioni come noi. Quindi siamo fiduciosi che ci sia una parte del paese che voglia fermare il declino, lo voglia fermare con noi, voglia premiare coloro i quali si basano su merito, concorrenza, mercato, legalità, trasparenza, meno Stato, meno debito, meno tasse, meno spesa pubblica. Questi sono i nostri principi ispiratori.